È la prima volta che accade, è primavera in tutto il mondo. Dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Spagna alla Russia, gli alberi sono in fiore, le temperature gradevoli, immagini quasi estive, ma siamo al 26 dicembre. A Berlino il bianco Natale ha un significato un po' diverso dal solito. I ciliegi, vicino alla stazione centrale, sono già in fiore. Se volete vedere un po' di neve, dice in tono scherzoso questo signore, in stazione vendono delle cartoline di Berlino, è l'unico sistema. Incredibile, ma vero, anche a New York. Siamo venuti per trascorrere qui il Natale, spiega questa coppia di turisti. È la prima volta che veniamo a New York, ci aspettavamo neve e tanto freddo, e invece sembra estate. Dall'altro capo del mondo ci spostiamo a Madrid, stessa identica situazione. Preferirei che facesse freddo adesso e caldo quest'estate, osserva questa signora. Natale così quasi non sembra Natale. Questa ennesima conferma del riscaldamento globale preoccupa, e non poco, il direttore del centro meteorologico di Mosca. Un inverno così caldo non c'è mai stato in Russia e la cosa ancora più allarmante è che nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire. Non ho idea di cosa possa accadere. Anche nel centro meteorologico francese si dicono per niente contenti delle temperature così miti. È l'inverno più caldo di sempre, è qualcosa di inquietante. Si tratta di una situazione davvero eccezionale. Ormai non possiamo più dire che è solo casualità. È certo che ci troviamo nell'era del riscaldamento globale e la colpa è solo nostra.